La tutela del brand è una importante questione su cui Amazon ormai da diversi anni ha posto l'accezione, quindi ha acceso i fari per quanto riguarda appunto la tutela di quella che è la proprietà intellettuale e quindi è sempre alla ricerca di nuovi sistemi per poterla tutelare, per poter prevenire quelle che sono le violazioni e le contraffazioni di brand appartenenti a terzi. Uno di questi è il servizio che prende il nome di Transparency, che è appunto un servizio differente rispetto a quello più conosciuto forse del registro marche, anche perché è più datato e risalente nel tempo. Il Transparency è, diciamo, relativamente nuovo come servizio, ma che è assolutamente importante ed è appunto una misura efficace per quanto riguarda la lotta alla contraffazione. Ecco che nelle dichiarazioni esplicite, da parte di Amazon, il Transparency può essere considerato come un servizio di serializzazione dei prodotti che aiuta ad identificare determinate singole unità e agisce in modo proattivo per contrastare quella che è la contraffazione. Ecco, andiamo ad analizzare questa frase che racchiude assolutamente il significato di quello che è questo servizio. Anzitutto si parla di serializzazione dei prodotti, ma in che senso? Nel senso che si applica appunto una targhetta, banalmente, e quindi i prodotti vengono serializzati, quindi vengono identificati con appunto un codice alfanumerico e quindi vengono sostanzialmente posti in serie. E in che senso agisce proattivamente per la lotta alla contraffazione? Perché appunto quel codice alfanumerico serve per poter permettere ad Amazon di scannerizzare ed identificare se il prodotto è conforme, quindi se il prodotto è originale o meno. Ma non solo ad Amazon, questo può essere fatto anche dai clienti. Quindi se noi spediamo in FBM, quindi se noi ci avvaliamo della nostra logistica, lo potranno fare appunto i clienti. Ecco il senso della proattività di questo tipo di servizio. Ma andiamo con ordine. Anzitutto vediamo come funziona. Ci iscriviamo appunto al servizio di Transparency di Amazon e ci verrà fornito appunto un codice alfanumerico, un codice che deve essere inserito in una targhetta ed applicato al pacco. Ma ci sono delle regole da dover seguire per far sì che la targhetta sia conforme. Anzitutto deve essere presente il logo Transparency, che deve essere in risalto rispetto a quello che è il colore della confezione del prodotto. Quindi non può essere una etichetta bianco su bianco, ad esempio. Inoltre la targhetta ha delle dimensioni standard, quindi devono essere delle dimensioni definite all'interno di un range di misure massime individuato da Amazon, ma non solo, anche il codice alfanumerico deve rispettare determinate misure, quindi anche i singoli caratteri del codice devono rispettare determinate distanze. Se appunto non vengono rispettate, il codice, quindi l'etichetta, non verrà approvata. Inoltre, oltre appunto alla presenza del logo, alla presenza del codice, bisogna anche inserire una CTA, una call to action, quindi un invito al cliente a scannerizzare quel determinato codice e quindi andare a vedere le informazioni di quel determinato prodotto. Ma facciamo un esempio concreto di quello che è il percorso che si esplica aderendo al Transparency. Quindi io, venditore, decido di aderire a questo tipo di servizio. Richiedo l'iscrizione, mi viene fornito un codice alfanumerico. Preparo l'etichetta dal mio tipografo, appunto tramite l'utilizzo di strumenti tecnologici, e la invio all'account manager di Transparency, il quale potrà approvare l'etichetta o rifiutarla indicando quelle che sono le modifiche da apportare, proprio perché, come abbiamo detto, devono sottostare a determinate regole. Quindi, una volta approvata, potrò farla, diciamo, applicare ad Amazon nel caso in cui io spedisca in FBA, oppure potrò applicarla io prima di inviare il rifornimento dell'inventario. Diversamente, se spedisco con la mia, logistica, le applicherò sui pacchi prima di inviarle ai clienti. Se decido, ad esempio, di lavorare in FBA, una volta che avrò inviato lo stock ad Amazon, ogni pacco verrà scannerizzato e quindi ogni pacco che non ha l'etichetta Transparency sostanzialmente è considerato non conforme. Quindi potrò decidere se farla applicare ad Amazon nel caso in cui sia un mio errore oppure richiamare quella determinata unità. Se
Se invece lo spedisco io al cliente finale, sarà il cliente finale a dover appunto scannerizzare tramite l'applicazione di Amazon Shopping oppure tramite l'applicazione Transparency il codice alfanumerico e quindi andare a vedere quelle che sono le informazioni ulteriori di quel determinato prodotto, relative non solo al brand, ma anche a eventuali descrizioni, guide o altre informazioni utili su quel prodotto. Ma appunto, dove sta la tutela? Abbiamo forse già capito, alla luce di quella che era stata la spiegazione, il percorso che si ha per quanto riguarda i prodotti che accedono a questo servizio, che Amazon proattivamente scannerizzerà ogni codice relativo a quel determinato stock. Quindi, prodotti che non hanno quell'etichetta, quindi che non fanno parte di quello stock, sostanzialmente non verranno spediti perché verranno rilevati come contraffatti. Ecco che non è possibile sostanzialmente che venga spedito ad un cliente un prodotto che non fa parte, appunto, che non è protetto, non rientra tra quelli appunto inviati dal cliente. A meno che non ci sia una svista, ma come sappiamo con i sistemi automatizzati di Amazon, non è possibile, o comunque è molto raro, che un prodotto possa sfuggire al loro controllo. Per quanto riguarda invece le spedizioni in FBM, sarà appunto il cliente a scannerizzare il prodotto e quindi accorgersi se lo stesso è appartenente a un venditore o meno. Se noi abbiamo il dubbio che un venditore possa essersi agganciato alle nostre pagine non vendendo dei prodotti originali, autentici, cosa possiamo fare? Possiamo acquistare da quel determinato venditore, quel determinato prodotto e quindi dall'offerta che si è agganciata alla mia pagina. Vedremo che non è presente il codice Transparency, lo segnaleremo ad Amazon ed Amazon bloccherà l'asina a quel venditore o addirittura anche l'account potrebbe essere bloccato, potrebbe essere interessato da una conseguenza, da una sanzione da parte di Amazon. Quindi la tutela è assolutamente piena e importante anche perché è, come posso dire, concreta, meccanica, si basa appunto sulla presenza di queste determinate etichette. Il servizio Transparency ha un costo, il costo va dai 4 centesimi fino a 1 milione di unità, se non sbaglio si riduce a 3 oltre il milione, quindi 3 centesimi oltre il milione di unità. Quindi a questo si deve aggiungere il costo dell'applicazione della targhetta, quindi della realizzazione della targhetta e l'applicazione della targhetta. Questi codici possono essere rilasciati solo da Amazon, quindi è solo Amazon che ci potrà fornire questo codice, poi noi potremmo farlo realizzare, farlo stampare sull'etichetta da un fornitore esterno a cui decidiamo appunto di demandare questo determinato compito. Ma quali sono i requisiti per poter accedere a questo servizio? Sono sostanzialmente due, avere un brand registrato, o meglio avere un brand iscritto al registro marche. Perché faccio questa distinzione? Perché noi sappiamo che per iscrivere un brand al registro marche, nella maggior parte dei casi, bisogna che il brand sia registrato presso un ufficio preposto a tale funzione, ma a talvolta è sufficiente anche che sia solo depositato, quindi che sia solo avviata la procedura di registrazione, perché talvolta è possibile che l'iscrizione appunto al registro marche sia comunque accettata anche nelle fasi intermedie di registrazione del brand. Non è dato sapersi quando Amazon accetti un'iscrizione in progress, diciamo, o una registrazione effettuata, comunque possiamo registrare quello che è l'attuale funzionamento. E la seconda è appunto possedere dei codici EAN o GTIN intestati alla propria azienda, quindi averli acquistati presso la piattaforma GS1, che è l'unica associazione riconosciuta che possa emettere dei codici EAN in modo ufficiali. Ecco che quindi sono questi gli unici due requisiti per poter accedere al Transparency. In conclusione, cosa possiamo dire? Sicuramente l'impressione è assolutamente positiva per quello che riguarda la tutela offerta da questo servizio, infatti, essendo una tutela, appunto, abbiamo detto meccanica, nel senso che l'assenza dell'etichetta fa scattare quella che è la tutela, è praticamente impossibile, o comunque è molto raro, che possa accadere una violazione, quindi una contraffazione dei nostri prodotti.
Il risvolto della medaglia è che è appunto un servizio abbastanza costoso, appunto abbiamo detto che si parla di 4 centesimi fino al milione di unità per singolo prodotto, più si deve aggiungere il costo dell'etichettatura. Quindi se abbiamo già dei margini comunque bassi, può essere un costo che va ad incidere, che va ad erodere quelli che sono i nostri guadagni. Quindi bisogna sicuramente fare dei calcoli e tramite un business plan inserire questo ulteriore costo all'interno dello stesso e capire se appunto possiamo sopportarlo e se quindi è un servizio al quale è conveniente per la nostra azienda aderire. In generale, sicuramente abbiamo detto è uno strumento efficace volto alla lotta per l'appunto contraffazione e alla violazione della nostra proprietà intellettuale che mi sento assolutamente di consigliare alla luce di quelle che sono le valutazioni di tipo economico. Se ti è piaciuto questo video, clicca mi piace e condividilo con i tuoi amici. Seguimi per restare sempre aggiornato e se hai dubbi o domande, scrivimele nei commenti. Ciao e al prossimo video!